i numeri e magari sarebbe utile che i numeri li tenessimo presenti tutti. Alessio? Sono i numeri della Fondazione Gimbe di Nino Cartabellotta. Vediamo il grafico 1, il trend settimanale dei nuovi casi, che sì, si è abbassato, ma aggiungiamo non come avremmo voluto, sperato e previsto anche. Settimana 14-20 aprile sono oltre 98.000 casi. E nel cartello 2 vediamo l'occupazione dei posti letto nelle terapie intensive. Sappiamo che il parametro oltre il 30% deve preoccuparci. La media italiana è al 35%, ma ci sono regioni come Lombardia, Piemonte, Puglia e Toscana e Valle d'Aosta dove è sopra il 40% l'occupazione dei posti letto di terapia Allora, le intensiva. chiedo, professor Cartabellotta, innanzitutto mi aiuti a fare un esercizio di memoria. Quando noi lo scorso anno, perché ormai è già un anno che ci confrontiamo con questo benedetto, maledetto Covid, abbiamo deciso di riaprire, in che condizione eravamo? L'anno scorso ricordo che ci sono state tre tappe delle riaperture. La prima è stata il 4 maggio, poi c'è stato il 18 maggio e infine il 3 giugno. Eravamo in una situazione pandemica completamente diversa, perché ricordo che la pandemia era scoppiata prevalentemente nel nord d'Italia, in particolare in alcune regioni, e con il decreto Più d'Italia successivo, di fatto tutto il sud era stato preservato. Quindi Sì. avevamo, diciamo, una diffusione dell'epidemia prevalentemente nel nord. I numeri dal punto di vista dei ricoveri erano più o meno simili a quelli che abbiamo oggi anche delle terapie intensive. Quelli dei casi erano molto più bassi perché l'anno scorso noi di Perché era fatto facevamo i interessata tamponi solo una parte soltanto del ai paese, soggetti, evidentemente. ma perché facevamo anche i tamponi soltanto ai soggetti positivi, ai soggetti sintomatici. Quello che oggi è evidente è che il decreto riaperture è comunque basato su quel rischio ragionato che, ribadisco ancora una volta, non è un rischio calcolato, è una decisione politica presa sul filo del rasoio, che ovviamente affida molto alla responsabilità dei cittadini, alla collaborazione tra le forze politiche di maggioranza, alla collaborazione tra governo e regioni, perché se questo messaggio delle riaperture graduali diventa un liberi tutti, noi ci troviamo esattamente nel pieno della terza ondata, che sta decrescendo a poco, sia dal punto di vista dei casi, sia dal punto di vista della pressione ospedaliera. Ma noi sappiamo che appena l'Italia tornerà tutta gialla, ci sarà inevitabilmente un incremento dei casi e non possiamo permetterci di rifare risalire la curva, perché altrimenti significa che a metà giugno ci saranno regioni che Ecco, cioè cominceranno a lei, tornare non professor ce ne posso. Cartabellotta, ci sta dicendo che se non facciamo affidamento sulla responsabilità dei singoli, quello che rischiamo è di giocarci l'estate? Ma guardi, il concetto è molto semplice, noi non possiamo arrivare per definizione all'inizio dell'estate con i numeri dell'anno scorso. Noi siamo arrivati l'anno scorso a poche decine di migliaia di Sì. casi positivi e oggi ne abbiamo circa 480.000, siamo arrivati a qualche centinaio di posti occupati in terapia intensiva e oggi ne abbiamo 3.000. Siccome adesso stiamo allentando le misure, noi vedremo per le prossime settimane ancora una discesa dei casi e anche della pressione sugli ospedali. E poi Poi però dalla li metà, vedremo dalla seconda, risalire. terza settimana di maggio, vediamo risalire. Di quanto risaliranno dipenderà moltissimo da quelli che sono i comportamenti Ok. Sì, individuali. vabbè, però. E il fiducioso perno sui comportamenti individuali, già prima diceva che voleva parlare con quei signori intervistati, quindi boh, mi dica professor Perno? No, anche perché c'è un tema poi di Innanzitutto, stanchezza generale, no? Che coinvolge tutti. guardi, Tiziana, innanzitutto mi fa molto piacere sentire le opinioni.